È cambiata la musica. Io sono appena tornato dal mare e vi do il benvenuto ad un altro episodio di Super Smash Bros. Brawl. Che lo sapevate che siamo al quarto? Al quarto, sì, quindi fra due episodi se ne andrà. Ma lo sapete che forse in realtà mi sta piacendo questo gioco? Quindi, se volete, possiamo pure continuarlo. Missione risolta, Stefano. Sei passato da coglione a intelligentone. Vabbè, chi se ne frega. Comunque, iniziamo già con i livelli, che ne farò tre questa volta. Sì, avete proprio capito bene, tre. Ok, continuiamo dove eravamo arrivati, allo zoo abbandonato. Ok. La tua squadra ora comprende Fox. Bene. Oh, ma che cos'è sto posto? È proprio uno zoo abbandonato, come dice il nome. È Lucas! È proprio lui. Lucas, directly from that shit of Earthbound. Lo dicono nel commercial. Andatevi a vedere qualche Did You Know Gaming di Earthbound per saperlo. Guarda, i primiti. Oh no! Come si chiamava? Era il cattivo di Earthbound. Dobbiamo affrontarlo. Forse si chiamava Geyser. E la boss fight nel primo Earthbound era abbastanza inquietante perché vabbè. Ma questo è uno scappa? Questo è un gioco mobile. Ma stavo giocando a Super Smash Bros. O a Temple Run? Non lo so, perché dobbiamo evitare proprio sto holy shit. Era vi abbastanza vicino, no? Beh, attenzione, Lucas. È l'ingotto? È l'ingotto. No! Fa male però. Dei primi rank. Salta! Bravo! A quanto ora sto diventando sempre più bravo. Comunque a Super Smash Bros. Brawl. Mi sto. Ci gioco molto bene con solo il Wii Remote, che dicono che è molto scarso, però mi sto abituando. Oh! Credevo ero morto! Stavo morendo in quei due punti. Oh! Che culata, cioè io sto avendo proprio dei colpi di sedere abbastanza sederosi. Ma si può danneggiarlo? No, non si può danneggiare questo gigante. Se n'è andato? What the fuck? Cacchio! Ah, abbiamo 69% di danno, le maule fanno il numero. Ok, grazie Tearless, ma oh, una cutscene. Guarda Lucas che sta scappando, ma poi c'è questa statua di Geyser, lo blocca. Oh, il rametto! È morto Lucas. Qualcuno lo salvi. Oh, ma c'è il nostro salvatore, ovvero Ness. Quanto vi aspettate che è Ness? No, non può essere perché uno Ah, eccolo! Ness! Io credo che non ci fosse perché era tecnicamente uno sblocco. Era uno che ti sfidava quando facevi un tot di battaglie. Mi ricordo che lo sconfissi per sbloccarlo. Comunque ha distrutto la statua. C'era proprio Geyser? Ok, io direi di usare Ness. Perché Lucas farà con noi dopo. Comunque, dopo questo. Porchi? Ah, porchi, porchi pigo. Porchi piglietto sta per essere distruggetto. Se lo facciamo con zero di danno, forse è una. Oh, prendi il guscio! Prendi il fungo, guarda, guarda qua. Merdaccia. Prendilo questo porchetto.
maialetto che ci faccio la bufala e ci faccio le robe, le sagre. No, le sagre. Vi ricordo che. Ma l'ho distrutto con un solo colpo? E vabbò! Ma che cacchio sei, Ness? Un cacchio di cavaliere! Ness e Lucas che. Uff! Wario! Quello con la pistola che spara la freccia e ti fa diventare un trofeo! Oh no! Oh, bella schivata di Ness! Ma Wario ancora attacca! Sarebbe stato bello con Waluigi, il problema è che in ogni Smash Bros. Non è mai un personaggio giocabile. Oh no, la monta Lucas! Oh! Il sacrificio amico. E Ness diventa un trofeo. E ora è tempo di Lucas di batterti con Wario, mi sembra. Forse potrebbe esserci un incontro tra Wario e Lucas. E intanto Lucas che corre fra la pioggia. E lui, disperato. Ehi, ma è un allenatore Pokémon! Hanno i primi di cacchio! Sti primi di non la smetteranno di tormentarci. Vai Pokéball! Che cosa spogni? Vediamo. Uno Squirtle! Allenatore di Pokémon! Con la E di Pokémon. Ok, che posso selezionare, allenatore di Pokémon o Lucas? Allenatore di Pokémon, va là. Così. Così possiamo spawnarli tutti. Catturali tutti! Viva i Pokémon! Sempre sconvolgenti, super differenti! Viva i Pokémon! Ah, ma sto giocando come Squirtle. Ma che schifo. Perché proprio Squirtle dovrei giocare? Oh no. Vai. Vai. Ok, ok. Bravo Squirtle. Stai facendo... No, sti qua che... Boom, 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 boom. Boom, ta, ta, ta. Non ci si capisce niente. Che cosa sta... inoltre io ho cantato inoltre che cosa sta succedendo, una canzone di Domenico Bini apparirà nel film di fine luglio, infatti ho deciso che sarà proprio luglio il giorno in cui verrà pubblicato. Vai, ok, boom, primi des, oh, ancora non, ah, boom, ok. Oh no! Fanto? E non ha fatto niente, è un tipo oscuro, però non mi ha fatto zero danno. Boom, boom. Ma basta con sti Fanto, mi state rompendo, mi state... Oh no! Loro non fanno niente, però hanno una rigenerazione molto, ma molto alta. Cacchio! Vai Squirtle! No, dobbiamo passare questo... Gafone. Ma va sul quel. Ok. Wow. Oh, le scieto! Ci sono ancora i primidi. Vai, mettili sulle spine, Gafone. Ah, si sta per suicidare fra le spine. No, i Fanto, di nuovo no. Sti Fanto non mi sellano il curry? Che cacchio siete, dei cacchio? Vabbè, sono dei fantasmi, tanto. Mi sono suicidato da solo, lol. Ok. Bene. Siamo qua. E mo? Sono entrati in un tunnel misterioso. Oh no. Ok, siamo finiti in una sottospecie di piscina. No, i globis! Se non sapete cosa sono i globis, beh, sappiate che sono in realtà i cosi.
Ma ce ne sono miliardi di sti robi! Mi sa che nel 2051 ucciderò tutti questi globi, spera. E adesso. Ah. Ma perché me li spammate di globis? Cioè, se si moltiplicano, perché me li spammate? Ok, è finita. Deve essere finita. È stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Delle casse! Ma ce l'avevamo già il trofeo. No, un altro portale! Basta con questi portali! Io i portali. Non so se riuscirò a sopravvivere, lo sapevate, perché con sti globis e altre robe. Vabbè, scappiamo su quella porta senza uccidere nessuno e andiamo. Ok, Primerang ovviamente, ma fa poco danno Squirtle poi. Cioè non. Oh no! I Pollobot, sì, li abbiamo già visti i Pollobot. Oh, il martello tutto 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 di danno tipo. Oh mio Dio, i Fantu hanno però un attacco molto ma molto potente, disse Stefano Napoli che giocò una volta a. Ma so, raga, sta diventando dura questo livello, ve lo dico, forse perché è molto lungo sto livello. Ma che, posizionati sul launcher, ma posizionati su sto launcher. Bene. Ok, ce l'abbiamo fatta alla fine. Cioè, ci sono 3-4 colpi di scena. Uff, sta per. Don't stop me now. Having a good time. Ah, no, no. Oh, ah! Ma pro. Lucas, devi uccidere solamente il Primerang e abbiamo finito, ok. No, un altro! Ma vi moltiplicate! Ma che vi fate? Vi siete mandati in riproduzione? Ah, riproduzione che si fa facendo il pipipipipetto. Pipipipipetto, pipipipipetto. Aspetta, ma ho notato. Una roba segreta. Vabbè, non si sa cosa era. Uff! Oh no! Dei Pollobot. Fiu, per fortuna che siamo quasi alla fine di questo livello. Ne faremo un altro. Non lo so se ne faremo un altro comunque. Oh, verrà scambiato il nostro coso. No, è stato rimesso in una Pokéball. Comunque, l'allenatore Pokémon ci lascerà il trofeo di Ness. Ma Lucas vuole solo vendetta. Livello completato. Ho trovato le casse mobili e lo scudo di Hylia. O quello di Link in Zelda Twilight Princess. Ok. La tua squadra ora comprende anche Lucas. E allenatore Pokémon. Salviamo. Il prossimo livello è la fortezza. No. Ok. La fortezza avevo detto. Ok. Ci troviamo ovviamente in una fortezza. E vediamo cosa c'è qua, rimbambiti rimbambello. Una rob? Dei rob ci sono? Sta diventando sempre più meme sto gioco. No, 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 quella cosa nera che c'era all'inizio del gioco. Déjà vu. Arriva a zero. E anche questa roba. Guarda questo che sciucchia tutto, proprio risucchia tutte le robe e prende anche sta fortezza. Potrebbe. Eccolo che arriva! Mart di Fire Emblem! Lo sapevo che ci sarebbe stato proprio con questo tipo. Oh no, ci sono i miliardi di primidi che attaccano questa fortezza.
dico, questo gioco, ma Mart con la sua spada sbrilluccicosa andò contro tutti questi nemici. Let's start! Ok. Mart, siamo pronti per poter prendere a cazzo... per prendere a calci nel sedere un pochino di nemiciotti. Oh, sono diventato un big boy! Oh yes, big boy! Oh no, mi ha attaccato! I prima lama si chiamano qua adesso. Vabbè, come se non ci bastasse tutto. Non mi fa... mi ha attaccato! Vendetta! Ah, primide del cavolo! Non avrai la... avrà vendetta per avermi colpito con quegli attacchi associati per il fatto. Ma non riesci mai ad attaccare? Come faccio ad attaccare in sto robo? No! Genturia? Ma sono del gioco originale perché sono abbastanza strani da... Alius! Alius! Ho una chiave! No! Però devi lasciare. Lascia! C'è qualcos'altro, ok. Dei Jigs. Che ho quasi ucciso. Però l'ho gentilmente schivato. Ok, stiamo prendendo degli extra. Ok, dopo aver preso un trofeo e basta. Dunque, cosa dovrei fare qua? Ad. Ok, era a quanto pare un trabocchetto, infatti dovevo andare letteralmente là. Let's do this. Ok, lo... Oh, c'ho 4 punti vita, vabbò. E che cos'è? Ma Genturia, ma basta! Ma sto Genturia è invincibile, cioè... Ogni cosa che gli faccio sembra che no... Ma perché gli manchi sti qua? Che cacchio? Perché lo manchi sempre sto capone? Ok, ecco. Mo ci ragioniamo ramo. No? Ah, ok, dovevo usare la freccia. Oh no, dei rider! No, io no, io odio i biker riders! I biker riders esistevano pure. Non lo so se esisteva un cartone di nome Biker Riders, ma con tutta la gioia del mondo vorrei che non fosse mai esistito. No, ovviamente non voglio fare critiche sui motociclisti, perché sono motociclisti e non è che siano le persone più fighe del paese, ok? Atta, beccatevi questi due. Ok, siamo scesi e mo... dei Gumulus, dei Rider. Ok, becca di questo. Boom. Adesso possiamo finire sto livello in pace? A quanto pare no. Ok, siamo qua. In un mondo oscuro. Dove tutto è cambiato. Chi può essere l'unica persona che può fermarlo? Meta Knight? Veramente Meta Knight? Oh yes! E sta per iniziare un combattimento fra i due. Lo posso percepire. I primidi! Li combattono comunque tutti e due. E ora dovranno collaborare. Cioè, sì. Inoltre Meta Knight è da Kirby. Ok, io direi di prendere il controllo di Meta Knight, visto che è figo, ok? Letteralmente un cacchio di cavaliere oscuro. Il nome Meta. No, dopo affrontare un intero team di primi Zuka. Perché c'ha un bazooka.
Boom, pecca di questo, prima lama. Boom. Ok. Ma comunque io devo uccidere il mondo, devo uccidere, perché non riesci mai a, perché non riusciamo mai ad attaccare sti cacchio di prindi. Boom. Ok. No! Non me lo farete mai! Mai! No. E siamo morti per qualche motivo, sono proprio un capone, perché, se vengo ucciso dai primiti sono proprio un capone. Oh no, dei grip! Non di nuovo sti qua! L'abbiamo saputo nei primi episodi di quanto siano pericolosi i grip. Ma sono aumentati di... Ma che... What the hell is going on? Ma non ci riesco mai ad attaccare sti qua. Dai, ci vengono solo due nemici, ovvero... Boom. Ma non riesci ad attaccarlo, macafone? Ok. Come ci hai fatto? Ma come fa? Ma come? Ma attaccalo! Oh, finalmente, uffete. Dopo esserci letteralmente, dopo un massacro, siamo riusciti a sconfiggere tutti. Oh, non è ancora finito il livello per qualche motivo stranissimo. Comunque. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. I like your little boom. And that's all that you get there. And then I guess you get there. Boom, 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 boom. I'm on a double blow. Boom, 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 boom. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Oh no. Degli autolancia. Poi degli autolancia. Ragazzi, sto trovando dei nemici. Oh! Oh, ok, abbiamo un'altra vita, abbiamo una vita in più. Bene, due tomato per poterci rigenerare la salute. Un auto-scrolling, veramente? Un auto-scrolling? Un Super Smash Bros. Avevo preso un disco! Che abbiamo solo una vita. Grazie sbloccabili, siete i miei peggiori nemici adesso, cafoni. Mo, e questa è la nostra ultima vita, Marta. Ok. A quanto pare io, ma fate qualcosa, uffete, non riesco mai a fare niente in sto gioco. Ora lo chiamerò, non so più giocare a Super Smash Bros. Brawl. Cioè io ero confidente, poi io che no. Poi che cacchio ci faccio se io non so più fare ste mosse? Ok, entriamo in questa porta. Dai, questa deve essere la fine del livello. Mi sa una boss fight. No, ho solo una vita. Cadiamo in un vuoto. Ma che bello! Siamo in una siamo in un livello di Donkey Kong Country, forse un extra. No, in realtà era forse non è un extra, forse deve essere. E invece sì che è un extra. Allora, due robe. Ok. Bene, dopo aver preso i nostri trofei, ritorniamo col livello
Però questo livello è un po'. È un po' un incubo per me, perché, cioè, è stato un livello molto difficile. Dovrei dirlo a fine livello, quando la pace sarà interna a me, che riuscirò in qualche modo a uscire un po' a giocare a questo gioco. Oh! Grazie. Ora non moriamo per qualche cazzata o altro. Ui, ui. Ok, era... ok, abbiamo alla fine perso per una cazzata. Ah, ma la devo lasciare al momento giusto. Ah, ok. Non ci capivo all'inizio, però adesso... Però mo ci capisco una roba di queste... Di codeste robe. Ma entriamo nel prossimo di Minecraft. No! Ma dammi un attimo di tempo, spero che... Ma che bello Meta Knight, che è letteralmente volato per molti metri per evitare di cadere e forse perdere il livello. No, ma proprio... Oh! È tutto scuro e parte una cutscene. Loro corrono verso... Quel coso che non so come si chiami, però contrattacca i loro attacchi. Oh no, una spada di toro e si rompe il robo. Quello vola. Ike. Ok, era Ike. Ad, continua il livello. Chi scegliamo per primo? Io direi di scegliere Meta Knight e Ike. Sì, ora facciamo l'ultima parte di questo livello, perché lo sapete, perché è stato difficilissimo fare un livello del genere. Cioè io non sono stato molto più in difficoltà in Smash Bros. Forse dovrei ripensarci nei prossimi livelli. Cioè, con questo livello mi sa che ho evitato il peggio per ultimo. Ma io sono P in questo momento. A questo punto vinciamo tutta la vita. Tutta la vita. Un sumigod. Ma non... Ma questi diventano sempre più grossi? Ma come faccio ad attaccare sti qua? Non riesco mai ad attaccare nessuno. Oh, ma questo... Ok, mo proseguiamo, che vorrei finirla con questo video. Ok, sembrava... Bene. Tutti corrono, c'è un dirupo. E in quel dirupo c'è quel robo volante. Livello completato, allora sbloccato Andross e Ralph. Poi per gli sticker Leon di Star Fox Command e Dazzle di Zelda Wind Waker. E la Battle Shino o la Final Boss di Golden Sun. Videogioco che non... Aspetta. Scena extra. Siamo nel mondo di Kirby. Ma ciao, è Luigi. Hello Luigi. Che cerca di che è indubbiato di quel nemico di Kirby. A quanto ora è spaventato. Oh no, ma alle sue spalle c'è King Dedede che lo manda a volare con il suo martello. Cacchio. E con questo gli diventa un trofeo. Ma che cosa sta succedendo? King Dedede.
Una bella spolveratina al trofeo di Luigi. Ed ecco Wario con i trofei di Ness e Peach, che prende pure il trofeo di Luigi. Mi dispiace, Luigi. Oh no, ci sono la flotta di nemici di Kirby, come si chiamavano, non mi ricordo, che sorrandono Wario, e nel frattempo King Dedede se ne va. E tutti inseguono il loro padrone. Va. La squadra lo comprende anche Martin, Meta Knight e Ike. Beh, è stato un livello duro. Ma ora ci salutiamo per dopo.